Giovedì 25 agosto, ancora un'intervista per Sinodo TV insieme a Marco Armando Hugon, presidente della CSD, la Commissione Sinodale per la Diaconia, perché ieri in Sinodo si è discusso proprio della CSD. Innanzitutto benvenuto Marco, ti vogliamo chiedere un bilancio di quest'anno, del tuo lavoro come presidente alla Commissione Sinodale per la Diaconia. Bene, il bilancio credo che sia un bilancio positivo. Io direi che questo bilancio positivo è stato attestato dal Sinodo ieri con l'approvazione a larghissima maggioranza del lavoro che è stato fatto dalla Commissione nel suo insieme, insieme con i comitati delle opere, durante l'anno ecclesiastico che di fatto sta terminando. Bilancio positivo direi per due ordini di motivi. Intanto il primo motivo è che su un fatturato di oltre 16 milioni di euro abbiamo un consuntivo 2010 che termina con un disavanzo di 23-24 mila euro, non ricordo esattamente la cifra in questo momento, comunque e quindi un bilancio economico significativo. Questo è il primo dato. Il secondo dato sono le tante iniziative che sono state portate avanti durante l'anno, iniziative che hanno coinvolto di nuovo le nostre opere, hanno coinvolto i nostri operatori, hanno coinvolto i nostri operatori della sede CSD, i comitati, un grande lavoro rispetto a nuovi progetti che sono stati attivati rispetto a quello che sono i bisogni rilevati sul territorio, in particolar modo sul territorio della Valpellice, ma direi non solo sul territorio della Valpellice, perché dobbiamo tenere anche conto delle iniziative della Diaconia Fiorentina in specifico. Ci sono delle novità che riguardano alcune opere, in particolare nelle valli o anche per quanto riguarda la Diaconia Fiorentina, che si prospettano per il prossimo anno o i prossimi anni? Bene, sì, potremmo dire di sì, nel senso che si tratta di continuare, penso, anche dopo l'approvazione dell'ordine del giorno del Sinodo di ieri, che invita la CSD a continuare sulla strada dell'impegno su nuovi progetti. E quindi per noi si tratterà di continuare i progetti che abbiamo in campo, in modo particolare alle valli per quello che riguarda il progetti giovani e territorio, per esempio un impegno più preciso e puntuale rispetto ad alcune iniziative che sono in questo momento ancora allo studio, riguardanti un coinvolgimento attraverso punti di ascolto dei giovani del nostro territorio, e quindi questo mi pare che sia un dato da tenere presente. L'altro è che il grosso impegno che abbiamo, diciamo, sempre per quello che riguarda le valli, la creazione di una comunità per disabili lievi, cioè per ospitare giovani e meno giovani disabili medio lievi presso la struttura di Via Angronia, come diciamo ieri ho cercato di illustrare al Sinodo. Anche su questo direi che c'è stato un grande impegno, c'è stata una sinergia e un disegno condiviso da parte intanto della CSD, delle opere più direttamente interessate, direi della tavola e peraltro anche della Commissione 8x1000. Quindi è un bel discorso che si è avviato. I tempi sono i tempi tecnici soprattutto della ristrutturazione della sede dell'edificio di Via Angronia, dove c'è anche la sede della CSD. Io mi auguro che per il prossimo anno, diciamo in questo momento estivo, in questo momento di sinodo, e quindi
il sinodo 2013 ci sia appunto la possibilità di avere, se non l'apertura diciamo agli ospiti, almeno diciamo la conclusione dei lavori, la struttura pronta ad essere utilizzata. Per quello che riguarda, rispondo, la diaconia fiorentina, io credo che continuerà ad esserci quell'attenzione che c'è stata fino adesso per quello che riguarda le difficoltà, in modo particolare, dei giovani che sono ospitati nelle comunità Ferretti Guld, in particolare per quello che riguarda il Guld, e anche per quello che riguarda, anche qui nella zona fiorentina, queste richieste sempre più pressanti che ci vengono rivolte dalle persone, di aiuto, di sostegno, che non è solamente istituzionale, diciamolo in questo modo qui, no, per quello che riguarda i nostri istituti, ma anche per quello che riguarda delle forme nuove di intervento e di assistenza da parte nostra. Ecco. In generale, come hai seguito la discussione al Sinodo? Come valuti e giudichi la discussione che c'è stata ieri in Sinodo? Ma il problema è complesso. L'economia del Sinodo, bisogna tenere conto che l'economia dei lavori del Sinodo è quella che è, e quindi in realtà al Sinodo ci sono così tanti argomenti e così tanti problemi, per cui la diaconia, in modo particolare la diaconia che viene seguita dalla CSD, ha lo spazio che ha, non può avere degli spazi molto diversi rispetto a quelli che ha. E quindi in realtà c'è tutta una serie di dibattiti che finiscono per essere molto 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 compromessi come tempo. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di dare il più possibile informazioni. Anche in questo sinodo sono state distribuite una quantità notevole di materiale informativo, non parlo solamente dei bilanci, ma parlo per esempio di quel libretto, che credo sia molto interessante e prezioso, che lo chiamerei servire con gli altri, no? Dove diamo delle informazioni, diamo delle notizie, cerchiamo di farci capire. C'è la relazione poi al sinodo che noi presentiamo. Ecco, quindi diciamo che le informazioni cerchiamo di farle passare il più possibile. Cosa è mancato dal mio punto di vista sul sinodo di ieri, lo dico molto francamente: la possibilità di avere più tempo, più spazio per discutere quel documento, che è stato frutto di un lavoro collegiale molto interessante peraltro, che è Prospettive della Diaconia, no? Documento che poi alla fine non si è riusciti a discutere, perché giusta la lettura, ma dopo la lettura bisognerebbe fare una discussione molto più attenta e molto più articolata. Ecco, questo mi pare che sia un po' il problema, ma torno a ripetere, l'economia del sinodo è quella che è, ed è del tutto evidente che la diaconia non può avere spazi più ampi, credo, di quanto finora ha avuto. Se poi si penserà di riformare, fra virgolette, no, l'andamento del sinodo, vabbè, questo è un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di discorso che non mi compete, su quale non mi compete naturalmente esprimere dei giudizi. Ci sono altri elementi per quanto riguarda le prospettive future della diaconia che ti vengono in mente? Beh, il problema è veramente molto grosso, ma io vorrei dire questo. Il problema della diaconia è un problema vissuto e sul quale si stanno dando delle risposte estremamente interessanti e positive da parte delle nostre chiese. Ecco, non vorrei che il ragionamento fosse limitato sulla CSD. La CSD è uno strumento, che il sinodo a suo tempo si è dato
e quindi come tale deve rimanere, ecco, no? È uno strumento al servizio di tutti e al servizio degli altri. Quindi direi che c'è un ragionamento complessivo e credo che ci sia una grande attenzione, un grande sforzo delle nostre chiese, tutte veramente, per cercare di dare delle risposte ai problemi enormi che ci stanno circondando. Ci si bussa alla porta anche per avere un pacco alimentare, ok, no? E questo le chiese lo fanno, molte chiese alle valli, ma non solo le valli lo fanno, c'è tutto un discorso che è in atto da questo punto di vista ed è molto interessante. Il problema di fondo è questo: io credo che una piccola chiesa come la nostra stia facendo con le persone veramente dei grandi sforzi per rispondere. Eccezionale, io direi, questa cosa qui. Non ce lo diciamo spesso, ma io credo che sia giusto che lo sottolineiamo e lo rimarchiamo. Quindi questo grande sforzo però che ci spaventa, ci preoccupa soprattutto per la quantità di domanda, di bisogno, ecco, diciamolo in questo modo, no? che ci arriva, che ci perviene, ci spaventa talvolta un pochettino, ma ce la faremo, ma riusciremo con le nostre forze, che sono forze umane e forze economiche, a dare, diciamo, a dare delle risposte. È una grossa sfida questa, cioè è una grande sfida che io credo sia giusto che le chiese raccolgano con tutte le loro possibilità e con tutte le loro limitatezze. Ognuno potrà rispondere e risponderà secondo le sue necessità. In questo contesto ci sta la Commissione Sinodale per la Diaconia, ci sta questa struttura che mette anche a disposizione delle chiese, se lo vogliono, se lo desiderano, le professionalità che ci sono, le conoscenze, gli aiuti. Ecco, io sono assolutamente convinto che il lavorare insieme, il fare squadra insieme, sia estremamente importante e utile per vincere le scommesse. Le scommesse che abbiamo di fronte sono delle scommesse molto, molto, molto problematiche. Ci aspettano degli anni veramente difficili. Avremo delle difficoltà su tutti i fronti, dai giovani inoccupati o disoccupati, alle persone anziane, al problema del lavoro che manca e quindi proprio delle necessità che sono sempre delle necessità importanti, che sono delle necessità anche elementari, ecco, no, di bisogno. Questa scommessa io penso che la vinceremo, quindi non dobbiamo farci spaventare dalle difficoltà che incontreremo, ma credo che con l'aiuto del Signore la nostra testimonianza possa essere una testimonianza valida da portare avanti, da continuare attraverso quell'umiltà che ci contraddistingue da una parte, ma anche con quella tenacia e quella volontà che ci è propria. Grazie a Marco Armando Hugon, presidente della CSD, la Commissione Sinodale per la Diaconia, e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.